chiusura col botto per il Festival delle Serre di Cerisano, che nell'ultima serata ha risuonato delle note briose, intense e a volte struggenti, della Napoli di ieri e di oggi. Ad aprire la lunga notte del borgo è stato, in un affollatissimo palazzo Sersale, il concerto di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, le romanze della tradizione napoletana. Subito dopo il brio e l'ilarità di Marisa Laurito che, tra canzoni, aneddoti e curiosità, ha reso omaggio al teatro di Edoardo. In casa c'era una tenda, naturalmente a me era proibito vedere le commedie di Edoardo perché Filomena Maturano parlava di prostitute, che ne so, insomma era un'altra epoca, i bambini stavano molto chiusi, no? E quindi io, quando tutti erano davanti alla televisione, io mi avvolgevo in questa tenda, in salotto, per guardare Edoardo in televisione. Per il jazz, grande performance dell'Egidio Ventura Trio, nel tributo a Michel Petrucciani. Infine, l'ultimo concerto della serata con la rassegna Spiral Sound, dedicata ai più giovani. Dopo 7 giorni esaltanti, la 24esima edizione del Festival delle Serre si è conclusa con un bilancio assolutamente positivo, un grande riscontro di pubblico e di critica e soprattutto con l'obiettivo di dare centralità a Cerisano, centrato in pieno. Siamo riusciti con la nostra organizzazione comunale, credo veramente impeccabile, con i nostri amici, con i volontari, con le associazioni che hanno collaborato a mettere in scena il paese, a costruire un percorso importante, credo, e non era affatto scontato. 7 giorni. 7 spettacoli di jazz, 7 spettacoli di lirica, 7 spettacoli di teatro, altrettanti di cinema, altrettanti di musica per giovani, tutte le piazze allestite. È una grande, gioiosa macchina che ha operato alla perfezione, quindi sono assolutamente orgoglioso di quello che abbiamo realizzato perché non era per nulla scontato che tutto funzionasse per bene. La premialità di quest'anno è di poter avere dei finanziamenti a lungo raggio che ci consentano già di poter lavorare per il 25esimo Festival delle Serre. Sarà un appuntamento importante che ripercorrerà probabilmente, lo stiamo già disegnando con i miei collaboratori, la storia del vecchio festival per arrivare a quello che è oggi, a quello che è diventato.